Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Carissimi tutti, in una circostanza come questa non è sempre facile trovare la parola giusta, ma dei testi che sono stati letti potete, se volete, trovare le motivazioni della mia scelta di vita, una scelta di servizio verso i più poveri, i più bisognosi, prendendo lo spunto dalla vita di padre Damiano, apostolo dei lebrosi, il quale dedicò tutta la sua vita, chiuso in un'isola sperduta dell'Oceano Pacifico, a curare questi lebrosi che erano stati confinati lontano da tutti. Noi stiamo vivendo in una società sempre più evoluta, dove purtroppo il servizio verso gli altri non ha sempre tutto lo spazio utile e necessario. È stato letto appunto il Vangelo dove si parla che Gesù lava i piedi ai suoi discepoli e li invita a fare altrettanto. Tante volte Gesù nel suo Vangelo lo dice: non sono venuto per essere servito, ma per servire. E forse noi dobbiamo ritornare a conoscere veramente chi è Gesù, quello che ha detto, quello che ha fatto, per poter anche noi verificare se nella vita quotidiana siamo veramente dei discepoli di Gesù. E preparando la omelia di domani, noi sentiremo nel Vangelo come Gesù ricorda, diciamo, la responsabilità che abbiamo verso il nostro prossimo. E è molto strano che Gesù, in quella pagina del Vangelo, parla della correzione fraterna, un atteggiamento tipicamente cristiano, ma che oggi non è più tanto tollerata, anzi è considerata spesso un'intrusione quasi offensiva nella vita privata degli altri, perché si è diffuso la convinzione che la religione, anche cristiana, è un affare privato. E noi rischiamo di svuotare la dottrina di Gesù, di quello che è fondamentale, che è la carità fraterna. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Poi la scelta di vita non ha più importanza. Vedete, e molte volte l'ho ripetuto, io sono arrivato qui a Castellacqua, a Sant'Antonio, non sapendo esattamente dove sarei arrivato, ma unicamente perché mi è stato chiesto di venire qui provvisoriamente per 2 anni. E sono passati 40 anni. Ma vedete, non ha importanza dove ci troviamo. L'importante è sapere cosa facciamo della nostra vita e se rispettiamo o viviamo meglio l'insegnamento di Gesù. Amare il prossimo, ovunque si trova, in qualsiasi circostanza, e soprattutto dove tu ti trovi. Vedete, per un religioso molto particolare, ma un po' per tutti i sacerdoti, c'è solo l'obbedienza che ti manda in l'uno o nell'altra comunità.
quelli che è importante, dove vai, di predicare la parola di Gesù, insegnare ad amarlo, insegnare ad imitarlo. Io qui ho cercato, con i miei limiti, di fare di questa comunità di Sant'Antonio e poi in seguito di San Lorenzo una comunità dove si può amare il Signore Gesù. Non so fino a che punto ci sono riuscito. Sicuramente certe volte avrò anche sbagliato. Penso per esempio a alcune famiglie che non sono qui questa sera, perché probabilmente li avrò offesi in qualche modo. Ma vedete, quello che è importante è di poter anche con queste persone rilasciare amicizia, rispetto. Ed è questo finalmente che molte volte dobbiamo aspettare dal sacerdote, che fa parte appunto, come Papa Francesco gli sta ripetendo spesso, la Chiesa siamo tutti noi, la comunità dei credenti. Il sacerdote, il vescovo, il Papa sono soltanto coloro che devono guidare il gregge verso la salvezza. Sono incaricati appunto di ricordare quello che ha detto, quello che ha fatto Gesù. Ripeto, io ho cercato con i miei limiti di poter fare tutto questo. Siete voi a giudicare fin dove sono potuto arrivare. Ma questa sera vorrei ricordare una persona che purtroppo non è più qui, ma alla quale devo molto, padre Tommaso. Non si può celebrare questi 40 anni di presenza in questa parrocchia senza ricordarlo. Tanti di voi l'hanno conosciuto, tanti di voi hanno apprezzato, elogiato anche il suo apostolato, la sua disponibilità verso tutti. Anch'io da lui ho imparato molte cose, il rispetto delle persone, la dedizione a tutti, anche ai lontani dalla Chiesa. Allora vorrei con voi questa sera ringraziare Dio di poter vivere, di aver potuto vivere 40 anni con voi, di aver condiviso questo cammino di vita terrena, andando con fiducia verso la fine di questa vita. Avete sentito San Paolo nella seconda lettura, quando lui dice: ho combattuto la buona battaglia, adesso devo levare le vele, devo ritornare al Padre. Allora preghiamo insieme, perché io possa, nella misura delle mie possibilità, rimanere in mezzo a voi, obbedendo a quel che il nostro bravo vescovo varie volte mi ha ripetuto quando mi diceva: tenga duro. Però se mi aiutate, io spero di tenere duro il più che posso, secondo, ripeto, i miei limiti e capacità, per poter trascorrere così questa vita che Dio ci ha dato, con una speranza, che un giorno possiamo ritrovarsi tutti insieme nella gioia e pace del cielo, per lodare per sempre il Signore Gesù, la Vergine Maria e tutte le persone care con le quali abbiamo fatto questo cammino di vita. A nome dei confratelli sacerdoti, in particolare dei sacerdoti del vicariato, sapete che i sacerdoti stanno diventando merce rara, ma in questo caso abbiamo anche, non soltanto abbiamo una merce preziosa, perché davvero Padre Angelo è stato un sacerdote esemplare, un vero pastore, un vero sacerdote. Siamo in tempi anche di mobilità, ma potremmo dire
in tempi in cui si valuta i confini. Abbiamo un Papa che è figlio di emigranti e ha detto: sono venuto lontano dai confini del mondo. E Padre Angelo, anche lui è venuto da lontano, perché è venuto dal Belgio, è figlio di immigrati. È stato un grande dono per la nostra Chiesa, perché è un sacerdote veramente donato, che si è costruito all'interno della compagnia, della congregazione dei Sacri Cuori, e poi è diventato dono per la nostra diocesi. Io direi di farlo ad onore al patrono d'Europa, perché ha viaggiato continuamente con la sua macchina, no? Non soltanto per unire Pontedure, Sant'Antonio, San Lorenzo, Albergio, ma perché aveva in giro l'esperienza dei pré-pratisseurs, l'esperienza dei soci costruttori, di cui lui era responsabile. È stata un'esperienza straordinaria, diffusa in tutta Europa, e credo non soltanto in Europa, anche oltre l'Europa. Per cui è stato davvero un sacerdote esemplare, sempre con una mentalità non provinciale. No, non possiamo più permetterci una mentalità provinciale. Quindi essere dentro ai problemi del luogo, ma con una mentalità aperta, e lui ha sempre avuto questa mentalità aperta. E ha citato Padre Damiano, ecco, questo santo l'ha citato, ecco. E anche questo riferimento a questo santo ci aiuta, no, a vivere il sacerdozio come donazione, con una particolare attenzione, come ha più volte ripetuto, al servizio del prossimo e al servizio dei più deboli. E quindi grazie Padre Angelo, vai avanti, conservati buona salute. Il nostro augurio è che tu abbia buona salute per continuare a reggere e a fare dono anche a noi sacerdoti, perché magari noi preti diocesani a volte alle riunioni ci andiamo poco. Padre Angelo c'era sempre e ci arricchiva sempre con i suoi interventi. Grazie e buon proseguimento a voi. A nome dell'amministrazione comunale possiamo solamente ringraziarci e tutto sommato inginocchiarsi all'opera di Padre Angelo. Grazie per essere stato con noi fino ad oggi, sperando che possa rimanere altrettanto tempo a continuare nelle sue opere e soprattutto a darci sempre il conforto e la parola giusta, diciamo, alla comunità di Sant'Antonio e a tutta la comunità acquatese. Padre Angelo, grazie di cuore. A nome del Consiglio Pastorale, quindi cercando di interpretare il sentimento della nostra comunità, voglio un attimino darvi alcune considerazioni, ma soprattutto per ripercorrere alcune delle cose che sono state accennate nella vita di Padre Angelo, anche dare anche delle date, appunto, di questi 60 anni di sacerdozio, dei 40 anni qui nella nostra parrocchia. Viene testimoniato della presenza di tutte le persone che sono qui dentro e che non sono potute venire. Ha dimostrato che Padre Angelo è un buon pastore, cioè sì, è riuscito ad amalgamare e a portare assieme tutta questa gente nuova e che c'era anche da prima, cercando di renderla il più coesa possibile.